Un po' io di schema, parliamo tu dopo. Fino a quando avrai... Allora mi interrompo io. Ecco, vai. Basta. Vai. Ci avete scassato. Fino a quando avrai maggio. Olè. Rieccoci. Facciamo il cinema, cantiamo, balliamo. È mancato da tanto tempo qui a Canale 34, specialmente a Number 2, un grande ritorno direttamente da Made in Sud, Gino Fastidio. No. Accompagniamolo con un bel Gino, 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 Gino. Cercavo di riempire questo vuoto mentre tu portavi il microfono. C'è Made in Sud. Ma che state facendo dietro le mie spalle? Stanno discutendo. Un attimo, un attimo. Mi scusa, è entrato un ospite. Abbiate l'accortezza, siate almeno gentili. Scusa, ma qui c'è... mi sembra un ring più che il palcoscenico di Number 2. Bentornato, io so che tu c'hai un bel repertorio che stasera ci vorrei far sentire. Per cui, ma anzi, ci volevo una pausa sigaretta, ti ringrazio. Perfetto, che sei un po' truccato. Grazie, grazie. Perché quando è gas, poi dopo ci stanno quegli effetti collaterali. Mo vediamo, speriamo che Anna non ne risenta troppo. Tutto bene? Sto risentendo come senti. Perché non parlate? Tutto bene? Sì. Bene, bene? Sì. Sta bene. Allora seguo per cominciare un brano a tastierino robotronico che è questo qua. Chi si è marca che cazzo, modello assai. Che cazzo assai, perché invece di andare a pile vado ad applausi, quindi un forte applauso se lo si scarica. Vai, vai, anche in sala, vai, vai. Porto applauso, vai, vai, buonasera e applauso. Anche da casa ancora, vai, vai. Pompa questo applauso, vai, carica il tastierino. Ancora, bassa, bassa, bassa. Ancora un poco leggero, leggero, bassa, bassa. Proprio un attimino, così per poco, poco, un'antecchia ancora bassa. Una fortissima, vai, vai, bassa. Bassa, bassa. Vedengo in pugno. Lo fa così. Si parte. Aio, voi, segete, 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 segete. Sulla prua di quella barca c'è una ragazza che mi guarda, mi fa l'occhiolino ammiccante. È tutta provocante, mi guarda, mi sorride, ammiccante mi fa l'occhiolino, una ragazza sulla prua di quella barca. La canzone si titola Pruasa. Prossimo. Prossimo brano a chitarra rosatronica, che è questa qua. Questo è marca, è proprio sponsor ufficiale, Bello Kitty. Se ce ne manca che però a te non è quando, ci saranno fatte buone. Eseguo una canzone che vuole insegnare che in natura nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Questo è un concetto che ho elaborato io personalmente in una di queste nottate gassose. E la canzone fa così: mi sto crescendo una vacca che io la chiamo vacca, ma vogliamo, si era Shakira, chiamava vacca vacca. Le do sempre tanta pappa e lei mi dà tanta cacca, che diventa buon concime per le mie piantine, che io curo con amore perché vamo faccio babalone. Yeah! Rock! Rock, yeah! Prossimo brano, sempre a chitarra rossatronica, fa così, mi sono esaltato, un po' bambolone, mi sono esaltato. La canzone fa così. Bella, bella. Disse il pasticciere alla madre, disse il pasticciere alla madre, disse il pasticciere alla madre. Sai che disse il pasticciere alla madre? La canzone si titola Crema. A questo punto vorrei fare un brano dedicato a Rattuso, che è mio caro fratacchione di Serate Cassoso. Un saluto a Rattuso, anche a Nando Mormone, boss del Medizud.
E praticamente il Rattuso c'ha una gatta che secondo me mi schifo proprio, perché proprio me lo dimostra ogni volta che lo vado a trovare. E ho scritto una canzone che parla di questo e fa così: il tuo gatto tutto un tratto è saltato sopra al letto, con il pelo tutto dritto volteggiava nel salotto, e mi sono cagato sotto, tu non mi avevi avvisato che ci stava pure il gatto in tutto questo stava fatto. Gatto, premeditato hai, tutte le volte lo fai. Gatto, non lo sai, ma io sono uomo e tu sei gatto. State accorto, che te faccio che patana. Diventerai gatto. La canzone si titola, grazie, la canzone si titola "Ho fatto che siamo amici non significa che sono amici da amici". Concluderei a questo punto con un altro brano svedese. Tenete il genio di darmi un poco di carica, un applauso. Passa, passa. Un applauso, di genio. Me lo conservo anche per i prossimi brani. Allora, questo brano però necessita dell'aiuto del gentile pubblico. Anche da casa, se tenete il genio, c'è un coro da fare tutti quanti, e cioè maggio, maggio. Tutti insieme facciamo maggio. Dopo steghete, 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 maggio, vai, vai, maggio, 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 maggio. Maggi fa strato. La canzone si titola "Secondo me Maggi si sta fumando il bobolone per is". Vai niente là. Allora, a questo punto io grazie assai, sta bene, vi saluto. Grazie a Gino Fastidio, ma le sorprese non sono finite qua stasera. Tra l'altro so che mi state facendo concorrenza. Di solito, insomma, nei calendari apparivano due figliuole come noi, così, sex symbol, eccetera. Invece Medisud avete sfornato voi quest'anno il calendario? Sì, abbiamo fatto il calendario di Medisud. Adesso vediamo qualche immagine appunto sul nostro sfondo, sicuramente anche da casa. Esatto. Ce la vuoi fare qui in diretta la tua posa? Non si può fare perché sia pure il mio cane. Ok. E invece che vogliamo parlare invece della vostra, del vostro spettacolo teatrale, sì, al Palapartenope. Sì, pubblicizziamo, insomma, noi siamo qua per dare la vetrina. Assolutamente, anzi ti invito anche a te, noi siamo... Quando, come, dove? Sabato prossimo e anche, non mi ricordo, forse sbaglio, però quindi forse anche venerdì. Dal primo febbraio, okay, dal primo febbraio. Esattamente. E poi ho fatto tutto io, sei un po'... Vabbè, ti ringrazio. Sei un po' tirchio di parole. Anna, sai che... No, è sono ma sei emozionato vicino a Anna qua, sei emozionato vicino. Allora, fammi un applauso, ce l'hai registrati veramente o è tutto proprio una pantomima? No, no, questo è tutto live. Allora, secondo me, per rifrescarci le idee, anche te forse ne hai bisogno, poi dopo tutta quella fumata che mi hai detto, io consiglio al nostro gentil pubblico, non solo naturalmente quello a casa, ma anche qui quelli presenti, di farsi un bel caffè. Naturalmente consigliamo il caffè Toraldo, il caffè che ti rende famoso. Perché, esatto, esatto. Esatto, volevo ricordare di scaricare l'applicazione, fatevi una foto, scaricatela e potreste essere scelti come testimonia del caffè Toraldo. Io vi consiglio di farlo, non si sa mai, potresti diventare famoso anche tu. Accattataville, come si dice a Napoli. Pubblicità, a dopo, non mancate, number 2 è pieno di argomenti. Inga!